seconda tappa dopo quella di Modena che abbiamo fatto sabato scorso e è anche una tappa particolare perché siccome siamo persone abbastanza precise, esattamente un anno fa, il 13 novembre, abbiamo fatto la prima parte di questo discorso. Tutto il percorso che abbiamo messo insieme è un percorso che mette in relazione due cose apparentemente distanti tra loro. Delle statue di bronzo, una statua di Mussolini a cavallo e in più un'importantissima battaglia che si è svolta a Bologna, forse la più famosa, diciamo, una delle più famose. In queste zone sorgerà negli anni 30 il villaggio della rivoluzione fascista, quindi questo è un pezzo di questo riassetto urbanistico ed è funzionale a dimostrare la forza e il prestigio del fascismo, quali risultati il fascismo riesce ad ottenere. È anche un simbolo del potere ed è pensato per accogliere grandi manifestazioni di massa del fascismo in città per dimostrare l'adesione dei bolognesi e degli italiani al regime. Allora questa zona era campagna, però viene scelto questo luogo perché è a ridosso del portico di San Luca, quindi un collegamento ideale con la storia della città. Lo stadio, allora chiamato Littoriale, è inaugurato il 31 ottobre del 1926 ed è inaugurato da Mussolini durante una visita alla città di Bologna. Un tratto di quell'arrivo di Mussolini a Bologna fu fatto a cavallo, probabilmente perché appunto questa zona era campagna, era ancora campagna, e questa immagine di Mussolini a cavallo rimase fortemente iconica in un certo senso. Dentro lo stadio fu appunto, doveva essere questa statua equestre di Mussolini, realizzata fondendo dei cannoni austriaci portati via dai bolognesi l'8 agosto del 48. Quindi quando dicevamo è una tappa complessa è perché continuano a ritornare delle date diverse in questa vicenda, ma continuano a risaldarsi l'una con l'altra. Quindi quando viene inaugurata la torre, viene inaugurata anche la statua che era stata portata faticosamente qui, perché era stata realizzata a Firenze da uno scultore, Giuseppe Graziosi. In realtà il suo studio era a Firenze perché lui a quell'epoca insegnava all'Accademia di Belle Arti di Firenze e quindi ci sono sui giornali delle epiche descrizioni dell'arrivo dei pezzi della statua che fu poi rimontata qui con tutto un sistema di carrucole per riuscire a issarla. In realtà arrivò divisa in parti, il cavallo e il corpo. Questo smembramento ritorna poi anche nella sua distruzione. Davanti allo stadio sportivo che sorge alla periferia sud-ovest di Bologna c'è una folla impaziente che grida e scuote i cancelli. Non ha esitazioni, si muove con uno scopo preciso. Sale di slancio le scalinate dalla parte della torre di Maratona e poi si ferma. Sotto la torre c'è un grande monumento equestre. È Mussolini a cavallo, fierissimo, eretto in arcioni, che domina il campo guardando fisso davanti a sé la verde collina della Madonna di San Luca. Ora qualcuno si è arrampicato sulla schiena del cavallo e un altro gli passa una grossa fune. Forza, legala al collo! Tiriamo tutti insieme, raccomanda un operaio. La corda si tende, Mussolini ha un brivido. Al secondo strattone si avverte un crack. È la saldatura alla base del busto che cede. Al terzo il torso imperiale di Mussolini si inclina e piomba giù dal cavallo, rimbalzando per la scalinata, rintronando come un gigantesco gong. Il tiranno non ritornerà più su quel piedistallo. Non salirà più a tanta altezza. Lassù sono rimaste soltanto due misere gambe di ignoto attaccate alla pancia di un cavallo che ha ormai un'aria inutile e spaesato. Il busto, la testa, era stata staccata e si dice che fosse stata portata in trionfo
attraverso le strade della città, facendola rimbalzare, doveva essere anche un oggetto molto grande. Il busto invece era rimasto abbandonato ed era stato stivato all'interno della palestra del littoriale, e lì rimase a lungo fino a quando i tedeschi andranno via a gennaio del 45, cominciano insomma a spostare masserizie verso nord, e anche il busto scompare, e probabilmente quel bronzo, il materiale che nasceva per motivi bellici con i cannoni, trasformato in statua, probabilmente quella parte tornò a una destinazione di tipo bellico. A Bologna, città, è presente la Settima Gap, e qui siamo davanti alla lapide di una delle partigiane, delle staffette della Settima Gap, che è stata molto importante per la storia della resistenza bolognese, Irma Bandiera. I fascisti la portano prima a San Giorgio di Piano nella loro caserma, poi la trasferiscono qua a Bologna e la torturano, la picchiano per diversi giorni, cercano di farle rivelare i nomi dei compagni, ma Irma Bandiera non parla, e il 14 di agosto del 44 i fascisti la uccidono. Però quel 14 agosto 1944 la Madonna probabilmente chiuse gli occhi, anche se nessuno se ne accorse. Li chiuse per non vedere il corpo martoriato di Irma Bandiera, che i fascisti gettarono sotto la finestra di casa sua al Meloncello, dopo 7 giorni e 7 notti di tormenti e mutilazioni. Anche qui c'è una lapide. Il tuo ideale seppe vincere le torture e la morte. Il tuo ideale, Irma. C'è forse ancora qualcuno che se lo ricorda? È uno dei primi segni appunto di memoria che viene posto sul territorio. Vi ho detto prima, Irma Bandiera, via Irma Bandiera si chiamava via Camice Nere. Tutte le strade che abbiamo attraversato, che erano quelle del villaggio della rivoluzione fascista, che erano intitolate a persone o luoghi o momenti significativi per il fascismo, sono ora intitolate a partigiani. Abbiamo incrociato via Mario Bastia, abbiamo vicino a via Irma Bandiera, parallela, c'è via Giovanni Martini. Quindi sono tutti nomi di partigiani che hanno sostituito la toponomastica fascista. L'infermeria di via Andrea Costa faceva parte di una rete di basi, di case partigiane dove venivano ricoverati i feriti, e questa rete era stata organizzata dal Comando Unico Militare Emilia Romagna, dai comandi partigiani di Bologna, insieme a medici e infermieri professionisti, e coinvolgeva anche dei reparti ospedalieri al Putti, al Roncati, al Sant'Orsola. Qui vengono portati alcuni dei feriti della battaglia di Porta Lame, di cui parleremo dopo, quindi vedete, continuiamo a fare dei salti temporali, ma tutto si tiene. L'ospedale maggiore aveva l'accesso da via Riva di Reno 52, cioè dove siamo, e si sviluppava in modo, era un po' arretrata la facciata se cercate in rete, e questo ingresso, che sembrava piccolo, in realtà si sviluppava in un enorme complesso che finiva dall'altra parte, anche abbastanza lontano, poi su un declivio dove scorreva il canale, e qui c'era il canale di Reno. È un riferimento che ci serve per arrivare appunto alla storia quando arriveremo a Porta Lame, perché questo grande edificio in macerie, enorme edificio in macerie, labirintico, diventa una postazione fondamentale dove potersi nascondere, e infatti ci sono le fotografie che mostrano come si trova, com'era, insomma, in che condizioni era. Qui Lampi lo ottenne dal comune come casa del partigiano, e quindi una serie di artisti che già durante gli anni, diciamo, alcuni sono partiti già nel 42, benché loro fossero gli artisti che avevano lavorato per il fascismo, artisti, intellettuali, professori universitari, cominciarono a riunirsi in questo circolo, in questo gruppo intellettuale Antonio Labriola, che aveva sede presso lo studio di uno scultore, Luciano Minguzzi, dentro Palazzo Bentivoglio. Doveva esserci, per mano di Farpi Vignoli, anche un'opera dedicata alla battaglia di Porta Lame. E qui vengono installati per la prima volta
il primo luogo dove vengono posti il partigiano e la partigiana di Luciano Minguzzi e rimangono qui per alcuni decenni. In realtà lui vuole che siano all'aperto, ci deve essere una relazione proprio atmosferica con il tempo e con la natura, perché per ricordare che cos'era stata la Resistenza. Questo va avanti fino alla metà degli anni 70, quando chiude il Dancing, la situazione qua è di abbandono, l'Ampi si sposta. Qui, l'8 agosto del 1848, si affrontano gli austriaci e vengono sottratti questi tre cannoni che verranno fusi per fare appunto la statua che avevamo detto all'inizio di Mussolini a cavallo. Questa statua poi disarcionata, spezzata in due, il cavallo viene fuso per fare le due statue del partigiano e della partigiana che vengono poi collocate qui fino al 1986 in Montagnola. Ora andremo a vedere queste statue laddove c'è stata la battaglia di Porta Lame a Porta Lame. Ci troviamo nell'epicentro della battaglia del 7 novembre del 44. Questa zona è stata circondata completamente, qui via Rivareno, via del Porto, via Zogardino, è stata circondata completamente da tedeschi e da fascisti, da nazisti e da fascisti, per attuare un rastrellamento alla ricerca dei partigiani. E qui appunto finalmente li vediamo, i famosi partigiani di Minguzzi. Come diceva prima Gianluca, sono stati realizzati utilizzando il cavallo, cioè dopo la liberazione nel 45 il cavallo con gli stivali erano rimasti sempre lì, sempre sotto la torre di Maratona, inamovibile anche per via del suo peso. E quindi viene richiesto a Minguzzi di fare dei modelli di un partigiano e una partigiana. Lui aveva visto chi erano i partigiani e quindi non aveva un'idea retorica, e anzi Luciano Bergonzini, che era uno di questo gruppo e che poi diventerà benché lui fosse un professore di statistica, gli studi sull'occupazione tedesca a Bologna li dobbiamo a Luciano Bergonzini. E a un certo punto lui proprio definisce in un articolo, adesso non lo riesco a trovare esattamente qui, ma non era infettato da una sola goccia di quel veleno infernale che è la retorica. In realtà questo tipo di realizzazione non piacque ai partigiani stessi, perché si aspettavano qualcosa di molto più eroico. E in realtà l'idea di Minguzzi era di avere invece delle persone normali, ad altezza terra per l'appunto. Nel 1947 le sue opere furono collocate nel Parco della Montagnola. Vi furono, ricordo bene, molti dissensi tra i partigiani. Mancava l'esaltazione, mancavano l'eroismo, il senso del patriottismo. Così dimessi, poveri, sottratti al mito, apparivano come due personaggi di borgata, gente comune rivestita da combattenti. Minguzzi aveva fatto molto di più. Aveva liberato la Resistenza dalle false righe ammucchiate, dal fastidio della retorica. L'aveva sottratta alla decorazione, recuperandola nel suo scheletro, anticipando nella forma le migliori espressioni di quell'arte moderna che ancora oggi, per tanta parte, porta il suo segno. A Porta Lame, queste opere sono adesso nel posto giusto, nel luogo dove tante ragazze giovani, privi di pennacchi e di galloni, seppero dar prova della loro dignità, del loro coraggio, di quell'universale volontà di indipendenza, di libertà, di giustizia, di pace, che era e resta la prima aspirazione del popolo. Luciano Bergonzini.
Questa battaglia è centrale, una delle principali battaglie combattute in territorio cittadino e in campo aperto della resistenza italiana dai partigiani, però non è una battaglia che diventa risolutiva, anzi è l'inizio di un periodo molto difficile per la resistenza, perché quella liberazione che si pensava sarebbe arrivata a breve nell'ottobre del 44, in realtà arriverà soltanto, come sapete, nell'aprile del 45. Si resero conto che occorreva innanzitutto eliminare la resistenza della nostra palazzina. Vennero all'assalto in continuità circa dalle 9 in poi. Noi resistemmo nei piani alti, poi quando non potemmo più resistere, poiché usavano contro di noi anche un cannone da 88, scendemmo al piano di sotto e qui di nuovo si resistette al massimo. Al mio fianco cadde per primo Nello Calai, poi cominciarono i feriti e poi fummo costretti a scendere al piano terreno quando ormai eravamo quasi accerchiati. Cominciò così una giornata di angoscia e di grande tensione. Si pensava ai nostri compagni che si battevano duramente e noi che eravamo distinti da loro solo un tiro di fucile e non potevamo muoverci in loro aiuto per non complicare oltre la situazione. E le ore passavano lente. L'unica soddisfazione era quella di sentire che i nostri compagni resistevano con tenacia all'attacco nemico. Nei monumenti non si notano affatto, nulla al mondo è più invisibile. Non c'è dubbio che essi sono fatti per essere visti, anzi per attirare l'attenzione, ma nello stempo hanno qualcosa che li rende, per così dire, impermeabile. E l'attenzione vi scorre sopra come le gocce d'acqua su un indumento impregnato d'olio, senza arrestarvisi un istante. Ecco, questo è quello che pensava Musil dopo una grande ondata, all'inizio del Novecento, dopo una grande ondata di costruzione di monumenti, ed è effettivamente quello che tante volte pensiamo anche noi quando attraversiamo le città, quando attraversiamo appunto le strade, le piazze, non solleviamo lo sguardo. In realtà sappiamo che quell'olio che impregna le statue e fa scivolare sopra le gocce d'acqua, improvvisamente a volte si può riaccendere, fare diventare incandescenti questi materiali. E abbiamo pensato che la vicenda del materiale bronzeo delle statue, perché anzi, partendo dai cannoni, passando per la statua di equestre di Mussolini, arrivando alla partigiana e la partigiana, fosse emblematica come una vicenda delle complessità simboliche che stanno dietro alle statue, che non sono date e chiuse in un unico momento, ma possono riaccendersi. Lui era il genio tutelare della Italia. Lui, Italia che viceversa ruinò e la redusse a ceneri ed inusitato schifio. Lui ne aveva insegnato a essere uomini. Lui cavalcatore di cavalli e di femmine in gloria. Lui sederone a cavallo. Lui bellone. Lui mascellone. Lui fezzone. Lui muccone. Stivalone. Provolone. Maschio maschione. Cervellone, generalone di greca tripla. Questo.